Bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Franco Bollo e oggi ragazzi siamo tornati su Minecraft realistico. Yeah! Oggi ragazzi, allora innanzitutto mettimi questo qua che me lo sono scordato, ma vabbè. Oggi ragazzi, prima di tutto voglio una spada in iron. Così. Ho sbagliato, ma va bene. Una spada in iron, poi mi vorrei fare anche lo scudo, se mi permetti. Voilà. No, scudo no, però lo userò poi in futuro sicuramente. Forse. Ho fatto una cavolata? Sì, però può capitare, può capitare. Oggi, ragazzi, sono qui innanzitutto per fare le porte. La porta e voilà. E secondo di tutto, per fare gli scalini, ora terzo di tutto, non meno importante, non è che sei innocuo tu, mi fido di te. Poi la notte diventa anonimo. Vabbè, oggi ragazzi siamo qui per esplorare un pochetto il mondo. Ora, il sole è ancora oscurato dalle nuvole. Comunque, ora. Anzi, no, oggi non lo esploriamo il mondo, ragazzi. Sapete che facciamo? Cioè, forse sì pure. Ma oggi, ragazzi, prima di tutto, facciamo una bella coltivazione di grano. Non avete idea. Non avete idea. Se mi droppasse un pochino di più di semi, magari lo troverei molto più facilmente, no? Il grano. Beh, non il grano, i semi. No, sono troppo po'. Ah, boh. Allora, iniziamo a farlo. Innanzitutto mi serve la zappa. Quindi, one e two. Mi ero scordato che si poteva fare anche con questo qua. Cetrisco di ardesia profonda. Oh my gosh. Ok, comunque. A posto. Ora, mettila al posto della palla, al posto del piccone in pietra. Metto uno scheletro. Mi voglio togliere una curiosità. Ah, lo scudo ce l'ho dentro. Qua sotto abbiamo una miniera. Aspettate un attimo che mi sono appena accorto di una cosa che... Mamma mia, do il salto automatico. Oh mio Dio. Ah, si sbuca qua. No. Che erba, vai. Era una caverna. Tutto di bello. Ah, non sono ancora abituata a quest'acqua. E là. Oh, sono riuscito. Vabbè. Comunque. Dove siamo, scusate? Ah, ma è proprio qua! Sto laghetto là, vabbè. Perfetto, ci va. Ma allora a sto punto, ragazzi, io pensavo che era sotto. A questo punto. Poi facciamo mola così infinita, eh. Che sapevo, raga. Ok, andiamo. E voilà. Mangiate il pollo. Dammi la torcia, ok. E andiamo. Mamma mia, ragazzi, quanto è bello Minecraft realistico. Invece un botto a me. Ciao, ma io no, non ti uccido. Bravo, sono. Finita.
Sì, è infinito. Sì, ora che ci penso. Non è che era bellissimo metterlo qua, no? Oh, ci ho azzeccato il punto. Ok, ora. Lo possiamo fare anche qua, però. No, troppo easy. Lo facciamo qua. E usiamo la tattica 4x4. Metti qua, prendilo. Ok. Vai, andiamo a prendere l'acqua. E voilà. E la mettiamo. Qua mettiamo l'acqua. Ma troppo. 2, 3. Ah, qua. Perfetto. Mettila qua, così, a posto. 2, 3, 4. Oh, perfetti. 2, 3, 4. Oh, sono perfetti, perfetti davvero. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Poi facciamo pure il dentro, ovviamente. Facciamo così, mo che non è notte, ecco appunto. Ok, li ho già finiti i semi. Partiamo molto bene. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. E qua in mezzo. Poi. No, non è che con la scusa me ne dai un po', no? 1, 2, 3. E qua manca un blocco. E ora c'è anche il blocco qua. Allora. Innanzitutto andiamo a riprenderci l'acqua, che è molto fondamentale in Minecraft, secondo me, un secchiello d'acqua a portata di mano sempre. Poi ciao mucca, tu sarai la mia prima, la mia prima, il mio primo anzi allevamento. Ok, anche bello il tramonto, va? Oddio, ma guarda quanto sono delineate le nuvole! Oh, si vede il sole! Solo con la Optifine, però. Guarda come scende, è bello realistico. Ma appena provo così non si vede niente. Ma che figata, vabbè. Comunque. Allora, troviamo altri semi che... Ecco qua, non si può proprio. Non si può proprio mai. Tu ancora maialino. Voi ancora maialini. Dovete aspettare un pochetto perché le carote mica sono tanto comuni, Se mi va che non le trovo nei dungeon. O loppate da uno zombie, quindi. Allora, dai, un altro po' di semini, ragazzi. Non vi sto chiedendo tanto. Vabbè, facciamo che mo... Solo 7. Facciamo che mo deforesto un po' tutto e ci vediamo dopo, va? Ciao. Sì, sì, certo, tutto quello che volete, però... Prima di finire qua la deforestazione, o come la volete chiamare, andiamo a dormire. Perché la notte non è che mi piace tanto. Mettete le torce. Posizioniamone anche di torce, no? Vabbè. Prendo la terra invece della spada. Sì, non è che fanno male le torce, Qua. Fatto. A posto. Crescono così in fretta. Pianta dei semi e guardali crescere. No, non li ho guardati crescere, ma me li ha dato lo stesso. Ma se io spawno là, dopo di aver dormito. Vabbè. Sì, ragazzi, per la notte così almeno qua vicino non le spawnano. Non ne spawnano mosse. Almeno. Guardate quanto è immenso il mare. Quanto è bello realistico. Qua si vedono un po' di chunk strani, però comunque. Allora, dopo questi 21, comunque piantiamoli, che non è un seme, anzi 21. 21 per 2. È già. Però, deve fare sempre comunque di meglio. Ah, anzi no, ma no. Con i semi nella seconda mano. Allora. Oh, ma c'è un ovetto, bello. Allora, dei semi, ragazzi, vorrei anche conservarli. Perché comunque, per i polli, abbiamo detto che facciamo... gli allevamenti, quindi pure i polli. Forse gli unici, ragazzi, saranno i maiali, perché le carote, come vi ho detto prima... Vabbè, allora l'importante sono le pecore e le mucche. E poi
Anche Polly non è che non ci, che ci dispiace, eh? Quindi... a posto, a dopo. Siete che questa è una mia. No, è l'ultima, dopo la riprendo. Brutta, brutta. Nel realistico di Minecraft, ragazzi, non si vede niente. Sott'acqua, niente proprio. Vabbè. Prendiamo queste cose qua. Ah, a dopo. Mi sa che qualcuno ha fatto lo scemo. Mi sa. Ok, ragazzi, perché non sapevo cos'era. Ho già cresciuto un po' di grano. Cos'era questo buco qua, ma non so dov'è. C'era un buco. Ed era quello là che avevamo visto in miniera, no? Io, non vedendo sotto, visto che Minecraft è realistico, ho detto, vabbè, mettiamo l'acqua per sicurezza, anche se non credo che sia tanto profondo. Sono andato con l'acqua, ho visto dentro l'acqua, no, che un po' si vedeva, ho visto che comunque era bel profondo, quindi ho detto, vabbè, dai, andiamo. Poi ho premuto shift, quindi si andava un po' più veloce verso sotto, l'acqua non era ancora arrivata e io sono schiantato. Non era cresciuto, sono... mamma, che stupido. Vabbè, comunque niente, questo, ragazzi. Bene, tutto bene. Ok. Allora, io continuo qua a prendere un po' di grano e niente, ciao. Beh, sì, di grano, di semi. Vabbè, ciao. Ragazzoni, sto già davvero deforestando tutto qua, eh. Davvero non rimane più niente, se continuo. E guardate qua, tutto qua ho fatto. Abbiamo 24 semi solo. Mamma mia, ragazzi, il drop dei semi è veramente basso, me ne sto rendendo conto. Ah, mannaggia. Mannaggia, sì. Poi, quelli là in basso, no? È certo che li droppano, perché poi io devo scenderli per prendere. Devo scendere per prenderli, capito? Come funziona il gioco, mannaggia. Per cadere, aiuto. Ah, super. Ok, mi sono veramente scocciato di prendere semi e di deforestare tutto qua, o come si dice. Spero che qualche grano davvero, ragazzi, sia cresciuto, cioè qualche seme sia cresciuto, perché davvero non ne posso più di raccogliere questi semi. Oh, che scocciatura. Quindi ora basta. Ok, basta. Andiamo a casa. Raccogliendo sempre semi che comunque male non fanno. Ok, comunque, ragazzi, se ne droppano, li prendo. Guarda. Vede, foresta tutto lui. Senza paura. Senza paura di cosa? Degli insetti che sono in mezzo all'erba, scusate. Delle zecche, senza paura delle zecche non è cresciuto niente, ragazzi. Beh, forse, ragazzi, però ci avanzano per i polli. E almeno una cosa buona. Va bene. Quindi io direi di iniziare con i polli, allora, di cosa. Però, per i polli, io la voglio fare verso sotto, ragazzi, dei polli. Non tanto, ovviamente. Sto un pochino. Così già va bene. No, un po' di più. Ok, così. Giusto un po' di più, ragazzi. Così è già una cosa. Cioè, capito? A posto. Qua ovviamente ci sarà l'acqua. E come si vede? Le torce. Qua ci sarà l'acqua. E ovviamente poi le torce. Una torcia almeno la devo piazzare, perché comunque. Però quello di ferro, se evitiamo magari di romperlo, è meglio, no? Che ne dite? Ok, comunque. Vai, espandiamo così. Ora che ci penso, come risalgo? Ah, boh, con l'acqua. E come scendo? Ah, boh, con l'acqua. Sì, ma se non c'è sotto. Le scale me le dovevo fare prima, a quanto pare. Ah, mannaggia a me, raga. Vabbè. Mo saliamo con l'acqua e poi scendiamo con l'acqua facendo il DMLG. O come si chiama, che mi scordo sempre. Vabbè, già così va bene comunque, raga. Già così va bene. No, qua no. Qua sì. Oh. Oh.
Mi dà fastidio. Oh, stacco. Dai. No, qua no che si scende. Ma pure qua mi dà fastidio, però. Stacco però, ragazzi, è così. Così va già anche bene. Ora. Ah no, però aspettate, perché prima devo togliere qua tutta la pietra per poi mettere la terra. Beh, il copper con la scusa comunque me lo prendo. Così, raga, con la scusa, dai, mi prendo anche un po' di copper, non è che serva tanto, però. Però vabbè, vabbè, fa niente, fa niente, fa niente. Voilà, voilà. E voilà, a posto. Qua poi ricopriamo, ovviamente con la terra, ricopriamo. Mi pare pure molto ovvio. Abbiamo sprecato di terra sotto mano. Iniziamo a ricoprire questa. Non l'acqua, la dorcia. Ok, era il momento, ragazzi. Qua è troppo lontano, non si vede bene. Mamma mia, che brutto. Con queste torce qua realistiche, ragazzi, si vede tutto arancione. Va bene, vabbè, cosa vi posso dire? No, quelle là accanto all'acqua no, perché così si distinguono. Come si dice? Si distingue, che mi pare che è giusto. E basta. Mamma, ragazzi, che brutto. Si vede arancione e non giallo. Non è bellissimo. Ah, ma perché è notte, mi sa. Oh, mi sa, però. Dai. A posto. Andiamo a dormire, veloce, veloce, ho visto già due sche tre scheletri, mi pare. Porco demonio morto. Dormi, va, prima che venga qualche scheletro troppo vicino, ecco. Oddio, oddio mio. Ragazzoni, è esploso tutto. La mia porta dove sta, bastardo infame? Non l'ho proprio sentito con tutti gli scheletri che soffrivano. Bastardo. Con tutti gli scheletri che soffrivano, non ho sentito per nulla al mondo il creeper. Per fortuna il letto non l'ha fatto esplodere, perché sennò sarei nato a Manculi. La porta è andata. Meno male che si graffano. Si graffano tre in una volta. Si pensa sempre al lato positivo. Niente di troppo brutto, ragazzi, per fortuna niente di che. Se mi avrebbe esploso il letto o la cassa, mi sarei arrabbiato molto, direi. Va bene, a posto. Qua. Qua. Dai, così. Già, già una cosa, no? Ok, così ci sta. Ora, a parte gli scherzi, così ci sta. Devo catturare i polletti, no. Ma devo mettere l'acqua fuori, l'acqua sotto, però. Ah, no, è vero, mi devo fare le scale. Mi ha fatto un po' pensare alle scale, effettivamente. Allora. Voilà. 9. Oddio, non so se bastino. Oddio, quanto costa fare le scale a pioli. Uno potrebbe pensare, sei milanista, hai fatto la battuta. No. Chiamano scale a pioli. Ma così si può salire? Così io come salgo? Ecco sotto. Ma si può salire così? Ma no. Nel senso, perché forse è solo scesa rapida con le scale qua. Mannaggia. No, non si può. Peccato. Vabbè, tanto i polli sono alti 1, quindi là non ci arrivano. Ah, e 9 erano anche tanti, a dire la verità. Non è avanzata. Facciamo tipo The Walking Dead. Tipo, c'è un creeper qua, non posso andare dalla porta, faccio così e dormo. Mi metto così accovacciato. I creeper possono salire. Le scale. Zombie forse. Gli scheletri non credo.
Sinceramente non lo so, però va bene. Allora. A posto. E voilà. Aspetta, la torcia. Ok, ora riprendiamoci l'acqua e chiamiamo un po' i polli. Polli, 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 polli. Polly, eccolo uno, Polon, Polon, vieni qua Polon, tu ti chiamerai Polon, tu sei il pollo originale Polo, come lo farò, come farò a riconoscerti? Bella domanda, no niente, tu non sei nessuno, scherzato, vieni qua. Vai sotto, vai sotto. Ma allora sei. Ho capito. Per i polli devo fare così. Aia! Eh sì, perché loro mica seguono le scale. Sì, quella là è la discesa rapida, solo che diciamo che non c'è l'acqua sotto. Tanto loro non soffrono danno da caduta. Sì. E voilà. È il primo andato, signori! Sì, tranquillo, ma non è che ti ho ingannato. Dopo il cibo te lo do. Il problema è che dopo muori. Ah, se proprio vuoi l'effetto collaterale, lo vuoi proprio sapere. Mi dispiace. Ok, speriamo che non ci abbia sentito. Ora, vieni tu, altro pollo. Polo. Tu ti chiamerai Polor. Polor. Ciao, Polor. Ok, vieni con me. È questo? No, mi sa di no. Aspetta, dov'era? Di qua. Vieni, vieni, Polor. Faccio incontrare un amico tuo. Sì che l'hai visto già, mi sa, eh? Però. Rivedere gli amici è bello, no? Verso la. Sono riuscito a perdere. Polor, stai fermo un attimo lì. Finire una faccenda è una faccenda. Ah sì, era qua. Ora vai a cagare. Vieni qua, Bolon. Bolon, vieni qua. Hai cagato un uovo proprio davanti a me. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua, Bolon. Bolon. Vieni più qua, Bolon. Porca demonio. Morto. Ah, vieni qua, Bolon. Gira quasi cascato da solo, vabbè. Volevate risalire? Volevate risalire? Volevano. 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 Ma se invece l'acqua. Tanto questo qua serve per risalire, ragazzi. Possiamo fare tranquillamente così. E questa qua è la discesa rapida. Voilà. E la ricopriamo di cobblestone. Poi ora direte, quello deve essere terra. Sì, giusto. Mi pare giusto, sì. Quindi distruggiamo, distruggiamo. Distruggiamo. Sì, non andate nei buchi che Madonna vi prendo a pugni, ve lo dico. Ok. Qua. E fai così. A posto. Ci siamo, ci sto. Io se qua magari un polletto. No, Ah, giusto. Riproduttevi. Riproducetevi. L'amore è nell'aria. Yeah! È nell'aria stasera. Fai accoppiare due animali della stessa coppia. Della stessa specie, scusate. A posto. Abbiamo fatto già un'altra cosa nella vanilla. Non lo posso già uccidere. No. Però no, cioè, però no. Nel senso, sto morendo di fame che sto morendo di fame. In questo video si prendono le bellissime mucche. Guarda come onduleggia il grano, che sta crescendo. Bastardo, non ti muovi a crescere. Comunque, io mo, raga, resto a fake up perché, mamma mia, per il prossimo episodio ve lo dico, grano in abbondanza.
E comunque niente ragazzoni, il video questo qua si conclude qua. Beh, sono stati quasi 25 minuti, mi sa, boh, non lo so, non ho visto bene, ho visto giusto di striscia. E quindi niente ragazzoni, per questo video è tutto, spero che questo episodio di Minecraft Vanilla realistico vi sia piaciuto. Come sempre, lasciate un bel mi piace, il video è finito. Andate in pace. Bella raga, ciao! Ah, aspettate un attimo che mi sono scordato di dirvi di seguirmi su tutti i miei social, link in descrizione, soprattutto su Instagram, ci tengo Tony Swillerson, l'account personale, poi l'account per YouTube invece francobollo9215, seguitemi su tutti e due, mi fa un bordello di piacere se lo fate. Poi anche sul sito Viola, link in descrizione, seguite anche il Domicus sul sito Viola, Domicus-Boss, mi pare che era, o Domicus e Boss, boh, vabbè. E niente, seguitemelo anche su YouTube e ci vediamo nel prossimo video. Bella raga, ciao!